Salve a tutti, sono Simone Mancini e sono tornato questa volta per portarvi all'attenzione l'ultimo film della Marvel per la regia di Taika Waititi, Thor Love and Thunder. Allora ragazzi, inizio subito col dire che a me Thor Ragnarok era piaciuto molto, la regia di Waititi mi era piaciuto molto questo modo di approcciare il tema eroico fumettistico di Thor, il dio del tuono, delle saghe nordiche, in modo diciamo quasi schizofrenico, per cui una parte molto grave e seria della sorella di Thor e la parte di Thor stesso estremamente faziosa, divertente, a volte demenziale, che provocava questa armonia per disarmonia. I miei dubbi per questo nuovo prodotto erano proprio per l'eccesso dell'uso di questa tecnica registica. Noi sappiamo che quando un prodotto ha successo, per riproporlo al pubblico c'è bisogno di presentare le stesse caratteristiche ma accentuarle, per cui se fa ridere bisogna riproporre le stesse battute in maniera ancora più piccante, ancora più demenziale in questo caso, e questa cosa mi ha preoccupato soprattutto dai trailer in cui questo lato goliardico colorato usciva molto molto di più, e questo mi ha preoccupato. Devo dire invece che la visione del film 2 ore è stata molto veloce, e devo dire che ne avrei voluto ancora un po' di più, almeno una trentina di minuti, anche se ci sono delle parti che forse potevano essere accorciate. Ovviamente non faccio spoiler, vi dirò le cose che penso così di getto, direttamente appena uscito dal cinema. Ma prima di andare avanti chiedo a tutti cortesemente di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per le notifiche, così sono felice e continuo a fare video. E devo dire che le prime registrazioni hanno avuto un discreto successo, per cui vi ringrazio, bene così, e andiamo avanti con la recensione. Thor Love and Thunder si basa su 2 run, io ho letto soltanto quella principale, quella di Gorr, il macellatore di dei, e devo dire una run molto molto bella, devo dire ben strutturata, in cui vediamo Thor affrontare questa persona che poi è un uomo normale, un alieno normale, che per odio, per rancore decide di sterminare tutti i dei dell'universo che sono lì a fare la loro vita di agio, mentre chi li adora soffre spesso e muore senza che i dei poi non facciano realmente nulla. La seconda run a cui fa riferimento questo film è quella che chiamerò di Lady Thor. Ovviamente non ci sono spoil perché tutto quanto ben visibile dal trailer è uscito ormai da due o tre mesi, per cui il personaggio interpretato da Natalie Portman riceve i poteri di Thor e può così combattere anche lei come se fosse un dio asgardiano. La run è molto molto grave, nel senso porta all'attenzione di chi la legge dei temi molto importanti, diciamo di natura di salute e di vita, come spesso poi succede nei prodotti Marvel, per cui gli eroi e supereroi altro non sono degli uomini, delle persone con i loro problemi e con le loro difficoltà, che devono affrontare la vita con in più il peso di quello che è un peso dei superpoteri più che un vantaggio. Le 2 run vengono fuse in maniera abbastanza egregia, il problema sì della demenzialità si sente, però appunto non è così grave come temevo. Certo so che darà molto fastidio a chi è amante dei fumetti e soprattutto della caratterizzazione epica di Thor, che viene quasi, sembrerebbe, annientata, distrutta, non c'è più questa epicità che poi avremmo potuto vedere nei primi 2 film, il che in un certo senso è pure bene, perché se andiamo a vedere Dark World, era un film estremamente pesato e pesante, e infatti non aveva avuto successo. Invece portare questo carattere un po' più demenziale di questo Thor così un po' stupido che si muove e agisce in maniera impulsiva
per lo schermo non ci dispiace affatto, e devo dire che poi leggendo i fumetti non si allontana molto dal carattere di Thor, che effettivamente è un dio a cui piace la guerra, ma piace anche il sollazzo, l'eccentricità, la goliardia, ecco, più che eccentricità. Per cui il carattere di Thor, secondo me, viene riportato in maniera abbastanza egregia allo schermo. Le situazioni più importanti delle due run a fumetti vengono trattate bene nel film. Un twist finale che mi è piaciuto molto proprio sulla gestione del titolo del film Love and Thunder, che non avevo compreso fino agli ultimi fotogrammi e che mi è piaciuta molto, per cui il film lo promuovo, forse meno di Thor Ragnarok, forse la presenza, al contrario di alcuni personaggi che potrebbero dare fastidio, ma alla fine il prodotto si fa vedere e scorre via abbastanza bene. Per questo vi ringrazio, vorrei sapere cosa ne pensate voi, se volete lasciare un commento, e ci vediamo al prossimo video. Grazie.